Sono 270 gli immigrati che con tre voli hanno lasciato il centro di Lampedusa a destinazione alle strutture di accoglienza di Bari e Crotone. Sull'isola più grande delle Pelagie la situazione è tranquilla, anche se nel primo pomeriggio si sono vissuti momenti di tensione quando otto pescherecci battenti bandiera egiziana e tunisina si sono avvicinati alle coste di Lampedusa. Dopo i controlli da parte della Guardia Costiera, sei di questi hanno avuto l'autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di attraccare all'interno del porto, permesso negato per le altre due imbarcazioni per timore che trasportassero clandestini. Bloccati in località Calacreta, da una delle due un giovane si è tuffato in mare. Una volta raggiunta l'isola è stato bloccato dalle forze dell'ordine. A parte questo episodio, negli ultimi 5 giorni non si sono registrati nuovi sbarchi, fatta eccezione dei 26 tunisini arrivati giovedì scorso con una piccola imbarcazione. All'interno del centro di Lampedusa gli immigrati aspettano nuove disposizioni, in attesa che vengano ultimati tutti i trasferimenti, gli oltre 1300 ospiti della struttura trascorrono la giornata tra i bar dell'isola e passeggiando sul lungomare. Sono liberi di muoversi e si riuniscono per passare il tempo. C'è chi prega, altri in gruppo si confrontano, aspettano l'ora dei pasti. Nelle intenzioni del governo il centro di accoglienza sarà liberato prima della fine di febbraio. Sulla possibilità di un rapido ritorno alla normalità ci sono grosse perplessità. L'incubo è di una massiccia ripresa degli sbarchi e il miglioramento delle condizioni del mare potrebbe favorire l'arrivo di altri barconi carichi di clandestini.